nonché colorata di fucsia, e che è grazie. Chicago. Tu l'hai visto a Chicago negli Stati Uniti? Però il film sì. E tu facevi Catherine Zeta-Jones in realtà, sì, a teatro, sì, e sei Ben pure McKelly. Sei stata anche immortalata, no? In, da qualche parte c'è che... una. Sì, è vero. Cioè? Nel senso che, oddio, cucino, che ho scoperto, ma l'ho scoperto poi dopo negli anni, che la mia fottina di Ben McKelly è lì proprio esposta a Broadway, nel teatro dove fanno Chicago. Ma, no, fantastico. Ho detto, hai risolto quindi. Sì, posso andare lì a far finta di aver fatto Chicago Broadway, non è vero, ma insomma è stata... E perché? Una... Perché ci sono tutti i Chicago fatti in giro per il mondo, forse? Ma perché in realtà hanno scelto sì, i migliori. Abbiamo fatto allora nel... Grazie! Nel 2004, effettivamente sono venuti da Broadway coach, quindi noi abbiamo imparato proprio il musical alla perfezione. Meraviglia. Era tutto originale, dalle coreografie ai pezzi cantati. C'era una volta una bambina in provincia di Padova che voleva fare la ballerina, perché poi le ragazze della nostra generazione, tutte devo dire, tu, vogliamo fare le ballerine. Sì, tranne io, non, io no, tu. Però cioè, qualunque cosa che era fisico mi faceva venire l'ansia, però la tua passione era per la classica Carla Fracci e per la televisione moderna, del Parisi. Sì, allora, Carla Fracci, che ero proprio bambina, ero bambina, e non so se te lo ricordi, in quegli anni, diciamo anni 70, c'era una trasmissione proprio in Rai, d'estate, su Rai 1, dopo il pranzo, tipo alle 2, così, a quest'ora. Si intitolava Maratona d'estate ed era presentata da Vittoria Ottolenghi e si faceva di tutto il repertorio dei Carla grandi, Fracci, della danza. E dall'altra parte in televisione, accendevi la televisione, c'era appunto Eter Parisi, ce la vediamo subito, così ce abbiamo la subito, vai, i vai. Due aspetti della nostra infanzia, sì. Vai. Insomma, che peraltro appunto mi sembra, non so in quale video di Madonna, o Sorry o Hang Up, mi sembra lei sia rimessa il body, gli scaldamuscoli, Hang Up, ecco. Sì, e quindi poi lei straordinaria, bravi, tutte e due diversissime, ma per me sono state prima Carla Fracci e poi crescendo loro. E poi un giorno arrivi a Roma, perché tu studi danza, ti dicono devi andare a un provino, giusto? Sì. Arrivi in quelle della DEAR, che sono gli studi Rai sulla Nomentana, e non capisci perché ti chiedono cosa. Allora, questo è stato il mio primo provino in assoluto. Tutto è iniziato da lì. Praticamente, io pensavo di andare a fare un'audizione per fare la ballerina in un programma televisivo su Rai 2 di Gino Landi, del grandissimo Gino Landi, che poi è tornato più volte nella mia vita artistica. E, vado quindi vestita con un body di danza, con le mie scarpine, convinta di fare un'audizione, un provino di danza. Mi ritrovo con tante ragazze, tutte altissime, bellissime, truppe.
truccatissime, con bel décolleté, col body molto scosciato. Con perché le calze tu invece come eri vestita? No, io mi ero messa il mio bodino in cotone grigio, un po' tristanello, ma pensavo di dover ballare. Certo. E invece mi rendo conto che insomma, ci fanno mettere tutte in fila e il provino consisteva in questo. Dovevamo una alla volta, davanti alla telecamera, dire nome, cognome, età, luogo di nascita e una frase carina. Così, e tu che hai detto? E io non so cosa dire, ho detto buongiorno, sono Lorenza Mario, ho 23 anni, vengo da Padova e mi piacciono le fragole con la panna. La prima cosa stupida che mi è venuta in mente. Sì, anche. Chiaramente loro volevano vedere un po' come... come parlavi, il tono di voce, come veniva eccetera. Anche il volto. Perché non era un provino per le ballerine, ma per fare le golline. Devo dire, io ignoravo l'esistenza delle golline, ma era un programma nel quale tu dovevi dire la squadra di calcio, eravamo, no? Esatto, ci selezionavano, ogni ragazza era poi abbinata ad una squadra di calcio della Serie A e a me mi hanno messo l'Udinese e dovevo soltanto dire il gol che segnava l'Udinese. E che l'Udinese segnava poco all'epoca, mai. Non, segnava non segnava mai, perché tu, cioè, immagina che tristezza, io dovevo sempre dire davanti alla telecamera Udinese 0, dovevo anche ridere e sorridere, no? E guardavo queste ballerine, perché il balletto in realtà esisteva, c'era un corpo di ballo, ma avevo sbagliato la data, era stata la mia agente, mi aveva però dato ti avevano proprio... detto vai, comunque accetta perché da cosa la storia cosa? Vuole che lei in questi lunghi corridoi della DEAR comincia a ballare. Comincia a ballare. E perché così... fino a poi qualcuno mi noterà e infatti ti notano. Roberto Croce. Ti faccio vedere l'acqua calda, il grande gioco dell'oca e Fantastica Italiana. Un applauso, anche perché mi sembra doveroso ogni tanto ringraziare tutti quelli che lavorano in questa grande produzione che è il grande gioco dell'oca. Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'aria. Tutti i sogni ancora in volo. Venerdì alle 21:30, Rai 1. Scopri il nuovo Garnier Fructis, ora più efficace che mai. Formule potenziate con cheratina, proteine, liotina. Risultati scientificamente provati. Capelli 10 volte più forti, ricci definiti o lisci fino a 3 giorni. Scopri il nuovo Garnier Fructis. Sì, voglio il balletto, vieni! Perché poi questa bellissima ragazza è bravissima. Sì, grazie per la ragazza. Ho sentito, mi stai tradendo. Ma mi stai tradendo. Già, sa che forse io devo partire da qua. Sì. Io devo partire da lì. Allora io faccio come al solito un pasticcio. Vai, vai, siediti. Coreografa. Perché non so fare. Oddio. E perché poi lei diventa la prima ballerina del bagaglino. Sì, e infatti questa, la musica mi sa che è un omaggio, vero? Rose musica, rosse. Musica. Rose Rosse canta il nostro Mezzancella. Rose rosse per te ho comprato stasera e il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. D'amore non si muore e non mi so spiegare perché muoio per te. Da
quando t'ho lasciato, sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. E ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Forse in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me, rose rosse per te. Ho comprato stasera e il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. Ma che bravi! Ma che bravi! Ma mi sono tutta smontata! Ma quando mai? Ma quando mai? Ma dai, ma no, ma è lui che è bravissimo. No, ma dai, abbiamo su, quasi non facciamo la modesta, brava, brava. Accomodati. E insomma, questo bagaglino cosa ti ha dato? Ma adesso mi fai parlare adesso. Mi fai parlare Carrà, adesso? Allora facciamo, andiamo alla clip. No, vai tranquilla. Raffaella. Vai tranquilla. Lorenza Raffaella e poi l'ultima chiacchiera con Lorenza. Vorrei accanto a me Lorenza Mario. Viva ecco. L'Italia e lo spettacolo che al Salone Margherita si sta tenendo in questo periodo. Sì. Sì, l'applauso è più che altro sicuramente per la televisione dove Lorenza Mario in Rose Rosse ha debuttato come prima sì. donna. Brava ballerina e adesso grazie. Cantante, insomma ti stai cantante, insomma cominci a cantare. Sto provando sì. e stai provando. Sto studiando. Allora, personaggio è un personaggio femminile. Tocca a lei, caro Riccardo. Se fosse una stazione, sarebbe una stazione dove si vende anche della benzina. Questo per ciò che mi riguarda proprio personalmente per Carrabba. Giusto. Giusto? Bravissima. E peraltro eri molto diversa dal prototipo delle ballerine del bagaglino, no? Perché comunque erano più procaci, bionde, arrivavi dopo Valeria Marini, se non erro, sì, no? Sì, esatto. Ma fu una cosa molto improvvisa anche quella. I miei provini sono stati tutti un po' strani. Avevo appena finito Fantastica Italiana con Paolo Bonolis e con la mia carissima amica e collega Matilde Brandi e ero tornata a casa da 2 giorni e mia gente mi chiama e mi dice devi venire a Roma, perché abitavo ancora a Padova, devi venire a Roma perché c'è un incontro importante, un regista che ti vuole conoscere. E io ho detto vabbè, ma così, appena ero veramente appena tornata a casa dopo un lungo periodo di televisione, di dirette, e quindi prendo la mia borsetta senza bagaglio, vado a Roma e vado a questo incontro con il mio agente e ho incontrato Pingitore, Pierfrancesco Pingitore. E lui mi disse, Lorenza, io vorrei, adesso non lo imito perché non lo so imitare, io, signorina Mario, io vorrei chiederle se lei ha piacere di essere la prima donna del bagaglino. E tu hai detto, certo, immagino, no? E io volevo dire di no. Nel senso, come no? Perché lui mi ha detto, più che hai piacere, mi ha detto, te la senti? Mi ha detto, te la senti? Io non me la sentivo assolutamente, ero terrorizzata. Ho guardato il mio agente che mi ha fatto gli occhiacci, no? E ho detto, ma sì, ma certo che me la sento, sì sì, volentieri, grazie. Bene, domani vai in sala prove e cominci a provare. Dopo una settimana io ho debuttato al bagaglino Rose Rosse. Ti lascio immaginare come stavo, ero terrorizzata. Poi hai fatto tanto teatro e adesso qualche progetto hai? Cosa ti piacerebbe fare ora? Sì, io ancora la prossima stagione riprenderemo uno spettacolo che abbiamo fatto quest'anno e poi ho un progetto musicale, discografico. Sono in una fase, diciamo, creativa. Eh sì, perché poi avendo fatto anche Tale e Quale con il nostro Mezzancella. Sì, ma lui sicuramente, ma tu lo sai come ci siamo incontrati. Allora, Mezzancella che è bravissimo, straordinario. Grazie. Il primo anno, quando io ho fatto Tale e Quale, sì, nel 2016,
Antonio era presente, ma non l'hanno preso come concorrente perché è troppo bravo. Beh, vabbè. Te lo giuro, perché siccome era troppo bravo, si sapeva già che chi avrebbe vinto, non l'hanno preso, però l'hanno tenuto per fare i duetti. Sì, e poi sì, per fortuna poi l'anno successivo... Sì. E ti è rimasto come coach. Esatto. Lorenza, torna a trovarci presto, così beh, ci grazie, dai un po' di novità. Grazie per essere